Ancora in notturna, amici dell'emiciclo, ma diciamo che è un bel modo per farsi compagnia anche per chi poi ovviamente lo rivedrà questo nostro video di giorno, come è giusto che sia. Questa puntata è una delle più politiche ed è una di quelle alle quali tengo maggiormente. Oggi infatti ci occuperemo di due figure straordinarie. Uno è un grande scrittore, se n'è andato negli ultimi giorni del 2018, si chiamava Amos Oz. Lo ricorda, qui davanti a me ho un'intervista, lo ricorda un suo collega, David Grossman. Sentite che dice: Amos ha mostrato a noi israeliani chi siamo, contro tutti gli stereotipi e i cliché, ha raccontato al mondo e a noi stessi la complessità di Israele e la sua meraviglia. Non tutti avevano le sue opinioni, lo so bene, ma questo non significa che avesse torto. Significa piuttosto che in una realtà sempre più dominata dalla paura e dall'odio, la gente si aggrappa a questi sentimenti per sentirsi sicura e non vuole avere dubbi. In una situazione così, avere opinioni come le sue e non arrendersi di fronte alle pressioni, continuare a scrivere letteratura come la scriveva lui è ancora più eroico. E Amos era un eroe vero. Ecco, io penso che Amos Oz fosse un costruttore di ponti, un grande uomo di pace, un uomo che ha scritto un libro intitolato Cari fanatici, contro la barbarie del fanatismo, che purtroppo si è impossessata di Israele, del pessimo governo Netanyahu che speriamo sia sconfitto il prossimo 9 aprile, Amos sicuramente avrebbe voluto così. Ma anche di tutto il resto del mondo. Io ho davanti a me dei libri di Amos Oz, l'ultimo, Finché morte non sopraggiunga, e ancora Tocca l'acqua, tocca il vento, Una storia d'amore di tenebra, Altrove forse, Giuda, Una storia d'amore di tenebra, adesso non ce l'ho qui, ma è considerato praticamente il suo capolavoro, e poi Una pace perfetta. Insomma, un autore che ci ha regalato opere memorabili, uno scrittore tra i più profondi, tra i più grandi. E io voglio farlo parlare attraverso le riflessioni di Amos Oz, tratte dal suo ultimo libro, quando sapeva di star per morire. Ad aprire la porta fu un signore dall'aria straniera, un signore in giacca e cravatta. Si fece piccolo, stringendosi contro il buco del corridoio per farmi passare ed entrare per primo nella stanza. Dentro la stanza, sul divano, circondata da un sacco di cuscini, c'era la mia Liuba. Liuba mi allungò la punta delle sue dita, senza muoversi da dove era. Disse sommessamente: Devi essere Shraga, non ti avrei riconosciuto per strada. Quanti anni sono, Shraga, che non ci vediamo? Accomodati, Shraga. Ora Ugo va in cucina e ci prepara 3 tazze di tè. Ecco, questa è la prosa di Amos Oz, il suo modo di raccontare, la sua potenza. Un uomo che di fronte al preinesorabile declino costa dall'amara dissipazione delle occasioni perdute. Questo era Amos Oz, in uno dei suoi libri più belli, più intensi, in buona parte autobiografico. Questa banda di sgangherati crociati che non arriverà mai in Terra Santa, queste storie lontane fra loro nel tempo e nello spazio, ma che raccontano la stessa malinconia di vivere, la stessa disperata ricerca di un senso per se stessi e per il mondo, come si legge anche nella bandella dell'opera. Uno sguardo lucido, quello di Oz, uno sguardo di un uomo che sapeva di essere alla fine e ci ha voluto comunque regalare un ultimo capolavoro. L'ho ricordato anche Nathan Englander, sempre quel giorno su Repubblica, in un'intervista che si intitola giustamente Non serve il Nobel per essere un gigante. Certo, il fatto che non abbia vinto il Nobel a Amos Oz è abbastanza grave, l'Accademia di Stoccolma, questo va detto. Dice, lo incontrai per la prima volta una ventina di anni fa su un aereo da Israele all'Italia, dove eravamo ospiti del Festival di Mantova. Io ero un ragazzino che aveva appena pubblicato il suo primo libro, lui era già una leggenda. Non ricordo bene di cosa parlammo, ma ricordo perfettamente il suo calore. Mi trattò alla pari e mi colpì fin da subito, perché non aveva nessun obbligo di essere così aperto e affettuoso. Da allora l'ho sempre considerato un vero maestro, per la sua umanità e naturalmente per quella sua scrittura così unica, così acuta, così chiara. Abbiamo continuato a sentirci, l'ultima volta appena un paio di settimane fa. Amos Oz. Grazie. E poi c'è un grande che invece è tutto italiano. È una figura abbastanza in continuità, non ci avevo pensato all'inizio quando
Ho cominciato a coltivare quest'idea, ve l'avevo anche accennata, di una monografia dedicata ad Amos Oz. Poi mi sono reso conto che c'è un anniversario che non possiamo trascurare, quello di un uomo che ha parlato per canzoni, la canzone di Marinella, Don Raffaè, e quante sono, la preghiera in gennaio, e ancora il suonatore Jones, i capolavori tratti dall'antologia di Spoon River, l'amicizia con Fernanda Pivano, un CD come un disco all'epoca, poi raccolto anche in CD come Rimini. Parlo ovviamente di Fabrizio De André, che oggi sono 20 anni dalla scomparsa, lo ricordo attraverso due capolavori bellissimi. Questo falegname di parole di Luigi Viva, le canzoni e la musica di Fabrizio De André, attraverso i suoi racconti, i suoi testi autografi, insomma, è un piccolo grande gioiello, costa un po', ma veramente merita. E poi un'altra opera che è Faber alla potenza ennesima. Eccolo qua, anche le parole sono nomadi. Aspettate che ho un problema con questa striscetta. I vinti e futuri vincitori cantati da Fabrizio De André. Eccolo qua, anche le parole sono nomadi. Perché Fabrizio De André chi era? Fabrizio De André è un personaggio che oggi come oggi non potrebbe intestarsi nessuno. Lo dico con molta franchezza. Fabrizio De André era un uomo che ha cantato Don Raffaè, era cutolo. È un uomo che ha raccontato le prostitute, i Carruggi, gli ultimi, i poveri, i deboli, gli emarginati, che ha scritto Anche se voi vi credete assolti, siete per sempre coinvolti nella canzone del maggio. E quanta gente oggi che si crede assolta con la sua ipocrisia è invece coinvolta nella barbarie di questo tempo e nelle grandi responsabilità che hanno le classi dirigenti nel degrado della nostra società. Definire Fabrizio De André in pochi minuti è impossibile. Posso dire soltanto quello che mi trasmette ogni volta che lo ascolto. Mi trasmette il senso di un destino comune, il senso di una laicità che si fa preghiera, il senso di un pensiero che esce dalla canzone e si fa filosofia, il senso di una poesia. Tanto grande proprio perché in grado di raggiungere il cuore di tutti, di essere semplice, nonostante l'immensità dei concetti che esprime. La storia di Marinella, una prostituta, che viene fatta rivivere con quella poesia, con quella bellezza, e ancora l'idea che dall'etame nascano i fiori, che in fondo anche quelle donne senza Dio, senza anima, invece un'anima ce l'abbiano e come, e possano avere persino un futuro e persino una speranza, possa essere perfino l'abisso di quelle vite così mercificate, possa contenere in sé una bellezza, uno splendore, e ancora le grandi amicizie, Paolo Villaggio, Luigi Tenco. Ecco, De André è stato un anarchico straordinario ed è stato l'uomo che tutti nel nostro intimo vorremmo essere, tutti vorremmo essere Fabrizio De André. Lui è riuscito a esserlo davvero. Grazie. Grazie per quello che sei stato e grazie per tutto quello che di straordinario ci hai lasciato e ci lascerai per sempre. Ecco, Fabrizio De André, in conclusione, è un cantautore destinato all'immortalità.